istituzionale in materia elettorale. Il professor Buzzetta, come lei sa, è un improvviso impegno istituzionale, mi ha chiesto di sostituirlo e con piacere, quindi ho approfondito il lavoro e il lavoro è articolato in 3 capitoli dedicati all'evoluzione della disciplina legislativa in materia elettorale in Italia. All'indomani del 3° della Costituzione, poi successivamente un capitolo dedicato alla legge 270/2005, il cosiddetto Porcellum, e infine l'ultimo capitolo è dedicato alla legge 52/2015, il cosiddetto Italicum, quindi il sistema elettorale attualmente previsto dal legislatore. Mi soffermerei con il consenso della Commissione su questo ultimo capitolo e in particolare le chiederei di soffermarsi sull'Italicum, quindi sull'ultima legislazione in materia elettorale, evidenziando in particolare, secondo questo suo approfondimento, il testo dell'attuale disciplina potrebbe condizionale presentare profili di legittimità costituzionale alla luce di quello che è l'orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale e affermatosi, come è noto, nella sentenza 1 del 2014. Quindi la prego di soffermarsi di riferire alla Commissione su questo aspetto. La legge elettorale 52/2015 ha iniziato il suo percorso all'inizio dell'anno 2014, immediatamente dopo la sentenza 1 del 2014 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità di alcune disposizioni della precedente legge elettorale. Dapprima il dibattito si concentrò su 3 proposte di legge redatte dal neo segretario del Partito Democratico, l'attuale Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, proposte che furono immediatamente accantonate in quanto l'accordo fra le principali forze politiche decise di redigere un nuovo testo. Questo testo ha come formula base una formula proporzionale per rispondere a dictum della sentenza 1 del 2014. Scelsero di subordinare l'attribuzione del premio di maggioranza ad una soglia minima che nella primissima stesura era fissata al 35%, nel corso dell'iter legislativo e in ultima lettura questa soglia fu fissata al 40%. La novità rispetto alla lunga tradizione italiana è che nel caso in cui nessuna lista invece la soglia minima del 40% è previsto un secondo turno di ballottaggio, all'esito del quale la lista vincitrice conseguirebbe i 340 seggi disponibili necessari per formare una maggioranza parlamentare. Un'ulteriore novità è la reintroduzione del voto di preferenza, e quindi è un passo indietro dal punto di vista cronologico. L'ordinamento italiano ha una lunghissima tradizione sul voto di preferenza, tradizione che viene interrotta con il meccanismo delle cosiddette liste bloccate della legge 270/2005, però le reintroduce con delle particolarità tutte italiane, perché da una parte permane il blocco per quanto riguarda le candidati capilista, i quali tra l'altro hanno la possibilità di presentare la propria candidatura fino a 10 circoscrizioni. Invece nel dettaglio del voto di preferenza è stato introdotto il concetto della preferenza di genere, nel senso che nel caso in cui l'elettore decidesse di esprimere anche la seconda preferenza, questa seconda preferenza deve essere indicata un candidato di sesso opposto rispetto al candidato della prima preferenza, pena la nullità della seconda preferenza. Per quanto riguarda invece l'accesso al riparto dei seggi, è stata fissata una soglia di sbarramento al 3%, questo per venire incontro soprattutto alle piccole formazioni politiche. Questo è l'impianto generale a cui sono state mosse delle critiche, sia per quanto riguarda il merito, ma anche e soprattutto il metodo con cui si è giunto all'approvazione del testo di legge. Per quanto riguarda il merito della legge,
è stato osservato che il punto più complesso e che potrebbe subire ulteriori censure dalla Corte Costituzionale è il secondo turno di ballottaggio, per il quale non è previsto, come ad esempio nel caso francese, una soglia minima per l'accesso, con l'idoneità, con la possibilità che si verifichi l'attribuzione di un premio che di una portata anche maggiore rispetto a quello che era previsto nella legge 270-2005. Dubbi di legittimità si sono mossi anche nei confronti delle candidature multiple. Nella sentenza 1-2014 un passo viene dedicato a questo argomento. Anche non facesse parte del tema decidendum, la Corte ritenne che questa modalità fosse lesiva dell'aspettativa del corpo elettorale, aspettativa che si sostanziava nella proclamazione degli eletti secondo l'ordine di presentazione della lista. Per quanto riguarda invece le critiche sul metodo, sicuramente ciò che accese il dibattito nello scorso, nell'aprile del 2015 fu la posizione della questione di fiducia. Nelle ultime battute dell'iter legislativo le opposizioni ebbero un gioco facile a richiamare dei precedenti storici che non sono entusiasmanti, in primis sicuramente la legge Acerbo del 23-24 che spianò la strada alla dittatura fascista e nel 1953 l'approvazione della loro detta legge Truffa. Al netto della legge Acerbo bisogna dire che è molto particolare il raffronto fra la legge Truffa e l'Italicum, in quanto nella legge Truffa il meccanismo premiato ideato si attribuiva ad una coalizione di liste. Apparentemente nell'Italicum non sono previsti anzi vietati, né al primo né al secondo turno. Soprattutto quindi si riapriva, si conferiva all'elettore e al corpo elettorale nella sua integrità la scelta sull'attribuzione del premio, mentre nell'Italicum c'è un automatismo tecnico-legislativo che conferirà ad una delle liste comunque sia la maggioranza nell'unica camera elettiva. Facendo questa si collega magari al anche questa riflessione delle svolte anche alla luce della proposta di revisione costituzionale, no? Difatti, per quanto riguarda appunto questo aspetto, è prevista l'entrata in vigore della legge 52-2015 nel luglio 2016, quindi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 di maggio 2015. Fino a luglio del 2016 in vigore noi abbiamo il cosiddetto consultendum, che altro non è la normativa che risulta esce fuori dalla sentenza. Per me è sufficiente, non so se la commissione vuole rivolgere altre domande, bene, allora si può accomodare, grazie. Candidato Francesco Agnello, la commissione ha valutato il suo elaborato di laurea con una votazione di 100 su 110. La candidata Paola Lamarra, la commissione ha valutato il suo elaborato di laurea con una votazione di 101 su 110. E la candidata Maria Serpa, nel suo caso la commissione ha valutato l'elaborato di laurea con una votazione di 110 su 110 e il conferimento della lode. Dei poteri conferiti dalla legge, mi proclamo dottori magistrali in giurisprudenza, mi rallegro con voi e auguri. Grazie.